Buonasera, buon venerdì ai nostri telespettatori, bentornati all'informazione locale. Giorni difficili per chi percepisce odori e fastidi nell'aria di Borgo Taro. Solo nella giornata di ieri le segnalazioni al Comitato all'aria del Borgo sono state 50, mentre in meno di un mese al sito ARPAE ne sono giunte oltre 500. Al Comitato L'Aria del Borgo in questi ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni di cattivi odori e malesseri da parte di diversi cittadini borgotaresi. Nella sola giornata di ieri, 14 febbraio, ben 50. Si tratta, dice Marco Cacchioli, presidente del Comitato, del più alto numero di segnalazioni degli ultimi 15 giorni, mentre nei tre giorni precedenti le segnalazioni hanno toccato quota 100. E a proposito di segnalazioni, ARPAE ha pubblicato attraverso il proprio sito online le statistiche aggiornate delle segnalazioni registrate con il nuovo modulo. In meno di un mese dalla sua nascita le segnalazioni pervenute sono state oltre 500. Da quando è stata inserita la possibilità di segnalare anche disturbi sanitari, spiega Cacchioli, sono stati registrati 251 casi di malesseri su 396 segnalazioni. Già da questi primi numeri, prosegue, si può facilmente comprendere come il problema sia tutt'altro che risolto. E mentre ARPAE fornisce il quadro geolocalizzato sia degli odori che dei malesseri, il Comitato invita i cittadini a continuare a segnalare. In questi giorni un paio di segnalazioni sono giunte sempre al Comitato dal Comune di Albareto. Odore di gomma plastica bruciata con bocca impastata e puzza nell'aria è stata percepita anche in località Gotra. Torniamo sulla donna che per 16 ore non ha più dato notizie di sé dopo essere uscita dalla casa di riposo dove si trovava ospite a Sant'Andrea Bagna. È stata ricoverata per precauzione al Maggiore di Parma. La donna è rimasta un'intera notte al ghiaccio e è stata ritrovata in una zona impervia. Alcuni tecnici del soccorso alpino, grazie alla segnalazione di un escursionista, l'hanno ritrovata e poi ovviamente le hanno prestato le prime cure. Vediamo. È stata ricoverata al Maggiore di Parma per precauzione l'anziana donna Maria di 87 anni, ritrovata nel pomeriggio di ieri dopo aver passato l'intera notte all'addiaccio. Scomparsa nella serata di mercoledì dalla casa di riposo di Sant'Andrea Bagni nel comune di Medesano, di lei si sono perse subito le tracce e per quasi 16 ore l'hanno cercata tutti: vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, protezione civile, soccorso alpino. E proprio una squadra del soccorso alpino lungo un sentiero ha incrociato un gruppo di escursionisti in mountain bike. Un tecnico ha chiesto loro se avessero visto un'anziana donna aggirarsi nei dintorni e fortunatamente la risposta è stata affermativa. Così in pochi minuti i tecnici del SAIR l'hanno raggiunta e hanno potuto valutare le sue condizioni di salute. Maria si trovava in una zona particolarmente impervia. L'equipe medica sanitaria è stata sbarcata da un elicottero e dopo le operazioni di stabilizzazione è stata trasportata per controlli al Maggiore. Le sue condizioni di salute, visto l'età e la brutta avventura, sono state giudicate buone. Per lei solo un grande spavento, disorientamento e tanto freddo. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà in visita a Pellegrino Parmense domani mattina dalle 10 alle 11.30. Alle ore 10 sarà in località Possessioni per l'inaugurazione delle opere di potenziamento idrico del capoluogo realizzate dalla società Montagna 2000. Poi alle 10.30 in via Roma si terrà l'inaugurazione delle opere di sottoservizio, viabilità e decoro urbano. Alle 10.45 presso l'Auditorium Sala Civica Claudio Costa Erbosa, il direttore di Montagna 2000 Emilio Guidetti terrà una relazione sugli investimenti attuati, mentre alle 11 si terrà la relazione del presidente della Regione Bonaccini. All'inaugurazione presenzierà il corpo bandistico di Salso Maggiore Terme e tutta la cittadinanza è invitata. Voltiamo pagina. 10 anni dalla scomparsa di Eluana Englaro, la si ricorderà in un convegno in programma il prossimo 20 febbraio a Roma nella Sala Regina della Camera dei Deputati. Come molti di voi ricorderanno, quello di Eluana è stato il più grande caso di bioetica sul tema della fine della vita. E del caso Englaro se ne parlerà nei prossimi mesi anche a Borgo Taro, grazie all'associazione NAD. Sono più di 13 milioni in Italia le persone che soffrono di malattie e dolori cronici, dato che equivale al 22% della popolazione.
Da qui è necessario partire per ricordare l'importanza a Borgo Taro dell'associazione Onlus No al Dolore, che fornisce assistenza e cultura nella lotta alle sofferenze croniche e che pochi giorni fa si è riunito per l'assemblea degli iscritti con una importante novità per il 2019. In maggio cercherò per la giornata nazionale del sollievo, poi come tutti gli anni ho cercato di fare qualche cosa di particolare. Ma quest'anno volevo, proprio perché sono passati tanti anni dalla morte di Eluana, volevo chiamare qua, spero di riuscirci anche, Peppino Englaro e la ex ministra e ora parlamentare Donata Lenzi, parlare della legge del testamento biologico e dei DAT e parlare della cura del dolore cronico. Allora, quando io sono andata alla fine del 2018 a Roma, da ISAL, che faceva un congresso, lì si è stabilito che stiamo lavorando per fare in modo che il dolore cronico diventi malattia, lo è già e è già riconosciuta, ma diventi anche un'invalidità riconosciuta a livello del Servizio Sanitario Nazionale. Io credo che a questo punto abbiamo finito molto bene il 2018, abbiamo iniziato molto bene il 2019, spero che i progetti che l'Assemblea, che il direttivo e l'Assemblea mi stanno appoggiando, che vadano in porto, ma credo soprattutto che sia un'occasione unica per Borgo Val di Taro per capire quali opportunità vengono offerte da un padre che ha lottato tanto e da una signora che ha cercato di dare a tutti i cittadini una legge che ormai è riconosciuta a livello nazionale. Sono aperte le iscrizioni al nido di infanzia comunale per il prossimo anno scolastico 2019-2020. I moduli di domanda sono disponibili presso l'ufficio istruzione a partire dal 1 marzo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Le richieste dovranno essere presentate all'ufficio protocollo entro e non oltre il 31 maggio. Anche le conferme di frequenza dovranno essere presentate entro questa data. Potranno essere presentate domande di iscrizione anche per bimbi la cui nascita deve avvenire entro il 30 giugno di quest'anno. Possono inoltrare la domanda anche coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione nel registro della popolazione residente nel comune. Per essere considerati residenti nel comune di Borgo Taro, l'iscrizione deve avvenire entro il 31 maggio di quest'anno. Il servizio è aperto anche ai cittadini residenti nei comuni limitrofi, solo però a disponibilità di posti. Universo è il tema del convegno che si terrà domani alle ore 9 presso la sala convegni dell'Unione dei Comuni a Palazzo Tardiani di Borgo Taro. Si tratta di un incontro organizzato dal progetto Informa Giovani Taroceno del Consorzio Fantasia in collaborazione con l'ASP Rossi Sidori di Compiano, l'Unione dei Comuni Valli Taroceno e l'Aula Studio Autogestita di Borgo Taro. Ed è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto Zappafermi di Borgo Taro e vedrà l'intervento di giovani studenti universitari che racconteranno il proprio percorso di studi universitari. Nello specifico gli interventi saranno su queste facoltà: economia e commercio, giurisprudenza, medicina, ingegneria e scienze della formazione. Si tratta di un'importante occasione per gli studenti di venire a contatto con il mondo universitario e conoscerlo attraverso la parola di chi lo sta frequentando. Al circolo Primo Lagasi di Bedonia sabato scorso si è parlato dell'opera di Giuseppe Verdi, La Traviata. Ispirata al romanzo L'Adamo Camelì di Alessandro Dumas Figlio, La Traviata è forse l'opera verdiana più nota, in quanto conosciuta anche da tante persone che non sono appassionate del melodramma italiano. Un'opera che il circolo culturale Primo Lagasi di Bedonia ha deciso di proporre presso il centro civico della Peschiera. Sì, noi stiamo aderendo al progetto del Regio che ci dà la possibilità tutti gli anni di partecipare alle anteprime delle opere in cartellone e quindi noi ci siamo presi l'impegno di divulgare il melodramma presso le persone che insomma lo conoscono meno e abbiamo già proiettato diverse opere in questi anni e già molti dei nostri soci sono andati a teatro a vedere le rappresentazioni. Oggi presentiamo
abbiamo La Traviata. Precedentemente abbiamo presentato Il Barbiere di Siviglia, che sarà in cartellone prossimamente a teatro. E La Traviata è forse una delle opere più conosciute, e un'opera che piace molto a tutti. Fa parte della trilogia popolare di Verdi insieme a Rigoletto e Trovatore. E oggi cercheremo di spiegarla anche facendo un parallelo con il libro scritto da Dumas Figlio, che ha scritto appunto La Dama, la Signora delle Camelie, da cui è tratto appunto La Traviata. Il libretto narra la vicenda di un amore contrastato tra una signora ritenuta di facili costumi e il rampollo di una famiglia borghese altolocata. Amore contrastato soprattutto dalla famiglia di lui, e che alla fine si conclude in tragedia. Sì, infatti La Traviata parla appunto di questa donna che vive una vita molto spensierata, insomma una vita da prostituta d'alto bordo, diciamo, che fino allora non si era mai innamorata, ma perché appunto sapeva che se si fosse innamorata poi avrebbe perduto tutto ciò che si era costruita. E purtroppo capita appunto che si innamora di questo giovane, e per aiutarlo si sacrifica lei, e quindi lo lascia libero di decidere poi della sua vita, e lei muore alla fine abbandonata da sola di tisi, la malattia del secolo. E su questo si vanno a sovrapporre naturalmente le musiche indimenticabili di Giuseppe Verdi, con alcuni brani che appunto sono conosciutissimi, come può essere il Brindisi, come può essere il duetto Amami Alfredo, come può essere il coro degli Zingari. Sì, infatti La Traviata è un susseguirsi di romanze, non è un'opera che può stancare, appunto perché è tutta una melodia, e anche il soprano, che è l'interprete principale su cui è basata tutta l'opera, ci dà canta in tanti modi, da soprano quasi leggero, diventa un soprano lirico, poi un soprano drammatico, per cui anche gli altri cantanti, il baritono ha molta importanza perché ha una parte rilevante, il padre di Alfredo, e poi insomma un po' tutto nell'opera è importante, ma soprattutto nell'opera si coglie questo contrasto psicologico della protagonista, che soffre veramente perché ha fatto una scelta molto importante, ecco, per la sua vita. E queste musiche sono anche, rispetto ad altre opere liriche, quelle della Traviata, anche molto orecchiabili, quindi udibili e ascoltabili anche appunto al pubblico che non se ne intende tantissimo. Sì, infatti molte volte sentiamo suonare anche questi brani in altre occasioni, in altri contesti, il Brindisi, questi valzer, appunto perché è molto fruibile come musica, e sembrerebbe quasi una musica un po' leggera, invece è una musica molto profonda se la si analizza bene, e bisognerebbe fare proprio un'analisi, ecco, della musica di Verdi per capirla benissimo. Comunque è un'opera valida appunto perché si accosta al pubblico, qualsiasi pubblico, e quindi noi stiamo facendo un percorso di conoscenza, per cui andremo sempre più avanti e ci porteremo poi verso le opere un po' più complesse, più difficili di Verdi. Ed eccoci alla pagina sportiva. A distanza di 2 giorni le ragazze della pallavolo tornano in campo ad affrontare lo stesso avversario, ovvero il Busseto Volley. E se mercoledì sera ad avere la meglio sono state le avversarie, questa sera in casa il team di Ormindelli cercherà di riscattarsi malgrado le tante defezioni per infortunio.
Dopo un ciclo positivo è arrivato un nuovo stop per le ragazze della pallavolo di Borgotaro che l'altra sera, anche danneggiate dalle numerose assenze all'interno della squadra, hanno dovuto cedere ad un agguerritissimo Busseto. Malgrado gli infortuni che in questo periodo stanno letteralmente falcidiando il gruppo e che rende quasi impossibile per le ragazze di Ormindelli giocare ai soliti ritmi e portare a casa la vittoria, in campo si sono viste la determinazione e la grinta che da sempre caratterizzano la squadra. Il desiderio di non mollare mai sino all'ultimo secondo dell'incontro. È stata una gara senza storia, dove le padrone di casa hanno vinto con il punteggio pieno 3-0 con i parziali 25-18, 25-19 e 25-18. Dopo lo stop di mercoledì sera, la pallavolo rimane ferma a 22 punti e scende al quinto posto in classifica. Ma il cammino è ancora lungo, la squadra ci ha abituati a cadute e risalite, a volte quasi impossibili. Quindi, anche sostenute dai tifosi che non mancano mai nei momenti più importanti e sono fondamentali, siamo certi che dopo questo incidente di percorso le ragazze della Borgotaro torneranno più forti e determinate che mai per risalire la china già a partire da questa sera, quando alle 20:45 nella palestra di Borgotaro se la giocheranno ancora con il Busseto Volley che le precede di una posizione in classifica. A causa infatti dello spostamento della gara di andata non concesso, le squadre si ritrovano contrapposte due volte nella stessa settimana. E le ragazze della Borgotaro sono ancora prive di tre importanti titolari, ma tra poco scenderanno in campo decise a riscattarsi. La squadra Bardi 2008 è inarrestabile. In due importanti campionati calcistici, i giovanissimi allenati da Mister Sipone hanno conquistato la finale per il primo posto, andando a vincere sabato scorso fuori casa due incontri determinanti. Sabato col botto per la SD Bardi 2008, un pomeriggio magico, quello dello scorso 9 febbraio, da incorniciare e ricordare, dove i piccoli hanno disputato e vinto due importanti incontri di calcio. Iniziamo dal campionato provinciale invernale Under 11 a 5 giocatori in palestra, sesta e ultima gara a Corcagnano, dove il Bardi ha battuto per 4-3 l'Orsa 2009. È stata una gara sofferta ma al contempo scontata, dove la vittoria del Bardi è apparsa subito fattibile. Gli avversari più piccoli, per nulla intimoriti dalla superiorità avversaria sia per età che per tecnica, hanno comunque tenuto testa combattendo strenuamente per tutti e due i tempi, dando del filo da torcere agli ospiti. Il mister, pensando al successivo impegno giornaliero, ha messo in campo gli ultimi arrivati e meno esperti in questo ultimo anno, regalando loro un momento più prolungato di divertimento calcistico giocato e utilizzando di conseguenza i cosiddetti vecchi soltanto quando il risultato poteva essere messo in dubbio. Si sono notate buone trame di gioco da ambo le parti, suffragate anche da ottime individualità tecniche. Per questo incontro il mister ha designato capitano Mattia e suo vice Matteo. Goleador sono stati Enrico e Fabio, entrambi autori di una doppietta. Con questa vittoria il Bardi è saldamente al secondo posto in classifica e si appresta a disputare la finale per il primo e secondo posto contro la fortissima Juventus Club 2008 domani pomeriggio. Nel secondo incontro, semifinale del settimo torneo invernale giovanile di Carignano a 7 giocatori categoria Pulcini 2008, sul campo sintetico di Carignano, il Bardi ha battuto i padroni di casa per 3-1 con una spettacolare partita. Ottima la prestazione di tutta la squadra valcenese in ogni reparto, dal portiere all'ultimo dei bomber, coese in ogni posizione del campo di gioco. In questa circostanza i ragazzi non hanno concesso la minima possibilità di reazione ai loro avversari, che nulla hanno potuto contro lo strapotere dei Landi, molto bravi sia in difesa che a centrocampo e micidiali in attacco. Al triplice fischio finale, grande tripudio del numeroso pubblico bardigiano presente. Per questo delicato scontro calcistico mister Riccardo Sipone ha designato capitano Matteo e suo vice Mattia. Goleador sono stati Fabio, Matteo e Enrico. Con questa meritata vittoria la SD Bardi Pulcini 2008 ha strappato il biglietto per la finale per il primo e secondo posto contro la fortissima formazione del San Leo, vincitrice dell'altra semifinale contro il Montanara.
Vediamo insieme il meteo per domani, 16 febbraio, sabato. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso per il transito di nubi alte. Temperature minime stabili, meno 2 gradi, con possibili gelate al mattino. Massime stazionarie con valori intorno ai 13 gradi, venti deboli in prevalenza occidentali. I programmi di RTA alle 20.35 Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22.30 al TG, alle 23 Balla che ti passa, a mezzanotte Rivediamoli del 1999. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buon proseguimento, a domani.